Pasqualoni giganti misteriosi? Cosa troveremo all'interno? Chi lo sa? Scopriamolo in questo video, ma prima sigla! Yolanda Ritz. Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda ed oggi sono tornata con un nuovo video di Pasqualoni fake misteriosi. Davvero dentro non so cosa ci sia e quindi scopriamolo insieme. Prima di iniziare il video mi raccomando pollice in su, iscrivetevi ed attivate la campanellina, questi tre passaggi fondamentali per restare sempre connessi con il mio canale. Sapete che tutti i giorni ci sono video alle 14:30. Prima di iniziare questo video facciamo un bellissimo giochino. Secondo voi qual è l'uovo con all'interno le cose tema unicorno? L'uovo a destra o l'uovo a sinistra? Vediamo. Secondo voi, destra o sinistra? Vediamo se indovinate. Dove ci sono le cose unicorno? Destra o sinistra? Siamo appunto con l'uovo di destra. Vediamo un pochettino. Cosa c'è dentro quest'uovo? Cosa c'è? Cosa c'è? Nell'uovo di destra ci sono le cose tema unicorno! Avevate indovinato? Vediamo. Ditemi se avevate indovinato sì o no. Allora, mettiamolo da questo lato e man mano prendiamo le cose che troviamo all'interno. Ma prima mettiamoci gli occhiali perché altrimenti non vedo niente. Apriamo il nostro guscio di uovo. Calimero, Calimero. Ok, apriamo il nostro guscio di uovo e quante cose che voi non vedete. Allora, cosa troviamo per primo? Troviamo questa che è bellissima, la devo usare troppo. Abbiamo trovato questa bellissima borraccia che è così riutilizzabile, ovviamente, tema unicorno. È un po' azzurrina questa borraccia qui e vicino ci sono tutti gli arcobaleni, le nuvolette e gli unicorni rosa. Vediamo dentro com'è, si apre così. Ah, è col ciuccio praticamente. È col ciuccetto, ma come si riempie questa cosa? Si apre? Oh mio Dio, cioè si dove. Ah, ecco, ok. Si apre così, si riempie, si mette di nuovo il tappeto e si porta ovunque. Ci si può mettere quello che si vuole dentro, ma io ci metto l'acqua oppure il tè aromatizzato. Bellissima, voto 10 già questa prima borraccia, questo primo regalo. Secondo regalino dentro l'uovo misterioso è. Oh, questo! Cosa sarà mai? È un ombrello. È già diventato il mio ombrello prefe. Ovviamente io non voglio che venga a piovere, però lo vorrei sfoggiare. Allora, l'involucro dell'ombrello già dice quanto sia bello, fa anche rima. Ci sono vicino gli unicorni, cupcakes, tutte cose kawaii bellissime. Togliamo l'involucro e ovviamente io non vado ad aprire, da buona scettica quale sono, non vado ad aprire l'ombrello. Cupcakes, oh wow! Mamma mia, che meraviglia! Allora, si allunga e ovviamente qua c'è lo sdank che si apre, ma io non lo vado ad aprire perché altrimenti, da buona napoletana qual sono, sì, ci credo in questa cosa e quindi no. Allora, qua ci sono i cupcakes, gli unicorni e tutto intorno e anche sopra. È molto molto bello, rosa. È un po' piccolino perché penso che sia per i bambini, però sti cavoletti perché è fantastico, ragazzi! Ma abbiamo trovato all'interno e ci sono altre due sorprese, tema unicornose. A parte l'ombrello che è voto 10, poi date i voti a questi pasqualoni e fatemi sapere ovviamente la vostra giù nei commenti. Seconda sorpresina, non so come abbiano fatto a farcela entrare, infatti era tutta ammassata, ho rischiato che l'uovo cadesse, ed è ragazzi, è stupendo, era tutto ammassato e mamma mia, andiamola ad aprire. È un cuscino unicorno ed è un cuscino morbidoso, sempre in tema cupcake unicorno. È piatto, vedete com'è, di colore, questi colori qua fantastici, sempre pastello, rosa, viola e azzurro, con questo unicorno fantastico sopra ed è morbidosissimo. Questo qua andrà a finire dritto, dritto, dritto sul mio letto. Troppo bello, non posso non metterlo sul mio letto. Comunque, cioè, raga, davvero, che sorprese fantastiche. Un'ultima sorpresa, infatti ci sono uscite 1, 2, 3, 4 cose, che però la quarta, diciamo, è molto, molto tanto. Ed è questo. Ta-da! È
uno zainetto. Ovviamente sono tutti tema, diciamo, per bambini, ovviamente. Però... di cosa stiamo parlando? Scusatemi, c'è il prezzo sullo zaino che costava 5,90€. Solo lo zaino 5,90€, io questo l'ho pagato 10€. Ora non so se sia il prezzo giusto, però molto molto bello. Allora, Your Special, penso che sia tutta quanta della stessa catena. E mi sembrano cose più che altro molto americane. Bellissimo, comunque. Andiamo a vedere dentro questo zainetto cosa troviamo. A parte lo zaino che è bellissimo, che me lo porterò sempre, questo qua, come vi ho detto anche le altre volte, ci metterò dentro le cosine di Yuki quando andrò al mare. Guardate il disegno sopra quanto è carino. Poi abbiamo tutte cose per, diciamo, bambini. Allora abbiamo pastelli a cera, pennarelli, degli stampini, perché c'è lo stamper qui. E poi sotto abbiamo degli adesivi. Di cosa stiamo parlando? Adesivi e un libro. Un libro tutto colorato, ma non ci sono i disegni sopra. Questo è per disegnare e basta. Un block note con i fogli tutti colorati per disegnarci sopra. Per questo pasqualone, cosa dite? Voto 10? Voto 10? Fatemelo sapere in un commentino cosa ne pensate di questo pasqualoncino tema unicornino. Ok, dopo questo pasqualone qui passiamo al secondo, sempre rosa. Sempre rosa, le uova le ho scelte io rosa perché mi piacciono. Andiamo ad aprirlo. E secondo voi che tema è? Qual è il mio cartone preferito della Disney oltre La Bella e la Bestia? È Let It Go, Let It Go, è Frozen. Ebbene, questo pasqualone è tema Frozen. Però non vi voglio far vedere, non vi voglio spoilerare le cose che ci sono dentro, ma bensì lo vado ad aprire qui. E ovviamente, mano a mano, mi prendo tutte le cose dentro. Cosa abbiamo in questo pasqualone? Più che altro cose di cartoleria. Vediamo, prendiamo la prima cosa. Abbiamo queste colle. Tre colle stick. Tema Frozen. Eccole qua. E sopra c'è Elsa ed Anna. Poi abbiamo, questi sono bellissimi. No, sono colori a cera, fantastici! Allora, questi qua sono dei colori a cera, 12 colori a cera di Frozen, e sono così, bellissimi, chi lo sa come colori? Io credevo che fossero dei pastelli a cera, dei pastelli, come si chiamano? Oddio, dei gessetti, ecco, no, invece non sono gessetti. Poi abbiamo questo. Ah, sono proprio dei colori, sono dei pastelli. Guarda, ma comunque... Oh, non me ne ero accorta, ma sono piccoli. Ah no, sono unici. Allora, sono dei pastelli con la punta sotto e sopra, con diversi colori. Quindi abbiamo tutti i colori dei pastelli, bellissimi, tema Frozen. Cioè, ma di che stiamo parlando? Poi abbiamo queste matite spettacolari. No, aspettate, io queste le voglio aprire. No, non le apro. Allora, sono queste matite tema Frozen con il gommino, quindi sono anche, come si dice, ergonomiche, ecco, per le mani, per le dita, per anche imparare a disegnare o a scrivere con la matita. Tutte colorate con Anna sopra le matite. Bellissimo. Ci sono altre due cose. Abbiamo questo set di pennarelli e di colori e stamper fatto di Frozen, Frozen 2 questo qui, alcuni sono Frozen 1 e altri Frozen 2, questo è il 2. Qua abbiamo tutti i pennarelli colorati e qua ci sono degli stampi da pucciare dentro, molto molto belli, anche i colori sono belli, comunque bellissimo. Mi aspettavo un quaderno, invece non c'è. Ah no, aspettate, ci sono altre due cose. Abbiamo l'astuccio, giustamente, tutta la roba di cartoleria, dove la metti? Nell'astuccio di Frozen. In realtà mi aspettavo qualcosina di meglio, però ok. C'è questo astuccio qui. Come ultima cosa, troviamo un diario segreto. Questo è fantastico. Dove dentro c'è anche la chiave. Che belli disegni, è tutto colorato. Comunque è meraviglioso. Allora, voi cosa avete preferito? Unicorno o Frozen? A me sono piaciuti tutti e due, ma se dovessi scegliere preferisco quello unicorno perché le sorprese sono sensazionali. Poi si possono sfruttare tantissimo. Ovviamente anche queste per chi va a scuola. Io purtroppo non vado più a scuola.
Vi giuro, vorrei tornare a scuola, a parte per studiare ancora perché adorello, però per usare tutte queste cose. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Io vi voglio tanto bene, sempre dal profondo del mio cuore, vi mando un bacione, un abbraccio stretto e noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30, sempre qui sul mio canale Yolanda Sweets. Ciao amici!